Popolo nerd, ragazzuoli, carissimi, bentornati finalmente con una nuova run qui su Parliamo Nerd in compagnia di due compagni fedelissimi, due bestie sacre del Warhammer Team. Siamo qui in compagnia ovviamente dell'immancabile, incredibile, fantastico Freyer. Ciao ragazzi, grande ritorno. E ovviamente il buon Pedros, che avete conosciuto e imparato a conoscere anche a Romix, per chi è venuto a trovarci, ragazzuoli, è stata una fiera incredibile, vi ringrazio moltissimo. Il buon Pedros, ciao ragazzi, ciao a tutti, eccoci qua, super esperto di Warhammer, giocatore di Warhammer stesso. Metto le mani avanti per dirvi che io non so un cazzo di Warhammer. Non ti preoccupare. E ho appunto con me due spalle imponenti, come vedete gli spallacci sono belli grossi, con scheletri vari e stendardi vari. Siamo proprio in armatura, siamo proprio... Per sorreggermi e per dare a voi anche un contenuto che sia il più possibile anche completo a livello di spiegazione di quello che andremo a fare, di quello che andremo a vedere, di quello che andremo a giocare. Per cui, prima di iniziare, ovviamente non potevamo non lanciare la nostra solita sigla. Un piccolo recap, diciamo che il nostro capitano Titus arriva al secondo Space Marine dal primo, in cui era stato messo da parte dall'Inquisizione perché pensavano che l'influsso del caos ci fosse stato anche su di lui, e quindi ha servito nella Death Watch, dove ci vanno un po' quelli che possono essere anche dei reietti degli Space Marine. Un po' ultimo, mezza feccia. Sì, però poi è stato recuperato in questi tempi di crisi per l'invasione tiranide, che riguarda proprio gli Ultramarine, questo capitolo color azzurro, che si sono trovati una flotta alveare. E c'è da dire che è un continuo del primo, io non ricordavo minimamente... No. Non l'ho giocato, tra l'altro, su PS3, neanche io. Sì, erano i tempi della... C'era sì, la PS3. Sì, PS3 360, sì. E quindi era sempre lui, era sempre Titus. Era sempre Titus, lui, il protagonista, sì. Però era un capitano, adesso invece è un lieutenant. Sì. Ovviamente saliremo di grado durante questa campagna. Immagino, penso, sì. The Major. The Captain. Qua ci abbiamo i Cadiani. Ricordiamo che cosa è successo quando post intro ci recuperano praticamente morti. Qual è il rito che è stato effettuato su Titus? Allora, diciamo che Titus è uno Space Marine anziano, parlano del fatto che ha più di 200 anni. Esatto. A livello di lore c'è stato un grande cambiamento negli Space Marine, da quando il primarca Robot Gilliman è stato risvegliato, che sarebbe appunto la sorta di figlio dell'imperatore legato a questo capitolo, e lui ha fondato un nuovo ordine che si chiamano i Primaris. I Primaris sono degli Space Marine ancora più grossi, ancora più potenziati, meglio organizzati, e Titus appunto vediamo che fa il rito da passaggio da Space Marine Firstborn, si dice, a Primaris. Ma Primaris, sì. Cioè, state a capire che ha portato qua sul canale, ma state a capire che cazzo va a portare a sto contenuto. Oh, guarda là, tirani. Tutti i tiranidi che stanno esplodendo e ci stanno invadendo, andiamo. Capisci che gli umani dell'esercito dell'Imperium stanno sempre in prima linea? Sono pochi i Marine, Aldo, che arrivano se c'è la situazione, no, in crisi. Eh beh, diciamo, certo, è la proprio... carne da mangiare, un po' come possono essere i COG per... Sì. Per Gears of War, per il mondo di Gears of War, beh, effettivamente... Ed ecco le prime esecuzioni. È decisamente... Decisamente molto ispirato Gears of Warhammer, lo sappiamo tutti. Sì, sì. Lezinski, grande fan della Games Workshop. Special tactics ready, bitches. Avanziamo, maledizione. Ora avanti sono. Sull'altura. Grenade. Un predatore. Altura. No! Eccolo. No, non è vero. Mi stanno uccidendo. Oh, oddio. Muori.
Sono morto. Oh, ce l'ho fatta, non ho resistito. Più vite. Madonna mia. Vai, Aldo. Primi player. Sono tornato in attivo. Dove è nulla? Ma cazzo ti permetti, verme di merda? Mamma mia, le lame. No, no. Non resisterai alle lame. Devo curarmi. Non ho Timo Lage. Arrivo, lo esecuziono. Lasciatemelo. Beh, ah, sì. The title scap. Godo. Mi ha strappato. Aia. Io c'ho un PF. Mi sa che devi crollare. Oh, abbiamo trovato la squadra, raga. Open the gates. Loro mezzi non ci credevano. Oddio, ma che è questo? Di arma pesante. Fantastico. Ma dove l'hai presa? No, mo esplodo. È il momento. Oddio, bolter pesante. Questi cancelli potentissimi. Heavy bolter. Non terranno a lungo. Io non ho capitana. Ma che sono matti questi? Ma non è possibile. Non possono essere renderizzati tutti questi dalla mia 3080 Ti. Mamma mia. Oddio. Vabbè. La Sony li riesce a tenere. Granaggio del delirio. Granaggio. Sto cercando di salire là. Vogliono salire, ma non ce la faranno mai. Mamma mia, un proiettile un morto, credo. Come pensate di andare? Spara dei primi che stanno solo. Dobbiamo proteggere gli altri cittadini. Sono soldati, gli altri soldati. Al volo. Entrare nella base, ragazzi. Non possiamo continuare. Finito. Gradeggio al volo. Continua ad atterrirli fuori. Madonna. Fuoco mirato. È una cosa bellissima. Soppressione. Non ho più gradeggio, ragazzi. Non potranno entrare. Chiudete dei cancelli. Oddio mio, sto schioppando. Sono chiusi. Stanno chiudendo, non, sì. Non potevamo sopravvivere. Madonna, guarda. Madonna, bellissimo, ragazzi. Veramente. Mamma mia. Bellissimo. Titus comunque gli sta dicendo che non... c'è ancora di peggio. Dici? Immagina, è la prima missione. C'era un cadiano. Ma comunque le ondate. Di sangue. Le ondate sono sempre state una cosa fighissima nei videogiochi. C'è un cazzo da fare. Sì. Però quando comunque le contestualizzi con background come questo, a parte il fan, escludendo il fan, comunque sia, un gioco così non può non portarti a cercare di conoscere qualcosa in più, no? Su Warhammer. Certo. Qui cosa abbiamo, ragazzi? Ambientino alla Dead Space. Ma mi sa che questi cadianti stavano nascondendosi dentro, ma sono entrati i tirani e l'hanno uccisi, è per quello che Titus ha detto quella parola. Sì, immagino. Questi corpi maciullati sono tutti cadiani. Bella sta parte. Tipo Alien. Sì. Molto bella. Oh! T'ho visto un attimo che sono entrati un po' troppi, però. Però in Alien non c'hai la spada a catena. No. Vabbè, ma che è? Ma che è? No, incredibile. De Gargolla. Da lì deriva proprio tutto. De Gargolla. Tra l'altro tutte queste cose le conosco grazie a un grande giocatore di Warhammer, lo Zuff, che saluto in diretta. Grande giocatore del... Mamma mia, ti schianto, pezzo di merda. Non ti avrà mai sentito perché il capitano Titus è un sanguinolento. Ti saluto anch'io, non so chi sei, ma va bene, ovunque tu sia. È comunque un marine, un fratello. Il cannone deve funzionare per farci passare, non potremmo fare nulla altrimenti. Ma guarda che forza, c'è la torretta dell'Emarras che si sta preparando a fare fuoco. Sì. Un attimo a raffreddare. Mo esplode, guarda. Si sta spostando l'Iman. L'Iman Brother. I cadaveri sotto. Mamma mia. Boom.
Madonna, come l'ho ucciso questo! The Perfection! The Fatality. Vado da quest'altro. Ma dove vai? Che spari? Controlla! Perché sono qui! Bene. Salite, miei giovani prodi. Eh sì, dobbiamo aprire. Giovani mica tanto, ma va bene uguale. Prendi la porta. C'hai due piotte di anni. Vai. Esatto. Ti seguo al volo. Mamma mia. Ma così non riesce a farsi smash. Velino, porca puttana. Stiamo salendo. Ok. Madonna. Ma voglio far ragù di... Ma cazzo si chiamano questi? Tiranide. Ragù di tiranide. La giustizia divina, vai. Oh! Qua. De base di difesa planetaria. Ci siamo. Guarda che costo in euro è... Madonna, raga, ma che è sto spettacolo incredibile, divinamente pazzesco? È un quadro. Vabbè, ma questo è Godi. Cioè, dopo st'immagine è Godi. Godi, sì. È Cody. È Cody il Grand Hotel, Zack e Cody. Guarda le gargolle. Le Ma che è sto coso? Aspetta, oh. Requiem a lunga gittata questo automatico. Questo fucile a lunga gittata dotato di lancia grenade. Ma che sono matti? Cioè, con lancia grenade è la profondità. È vero che il giro è sempre lo stesso, ma che profondità è? Vabbè. Quindi laser, esplosioni, valchirie che volano, sciami. Sì. Ma guarda là sopra, c'è pure l'astronave alveare. Oh, oh, boom! Ma ste bombardate che sono alveare. Sono delle loro astronavi. Sì, sono tipo le loro capsule, ma dove? Esatto. Oddio, sono usciti tutti! Va bene. Ma che sta, tio? Starship Trooper, oh! Metto push! Madonna! C'è qualcosa che dobbiamo fare, abbassare la gravità, dobbiamo provare. Dobbiamo fare qualcosa. C'è qualcosa che dobbiamo andare a fare. Aia! Sa che dobbiamo... Giustizia divina. Non possiamo resistere a lungo. Resistere qua. I bastioni non è che terranno, Ma guarda le gargolle. Mamma mia, e stanno distruggendo le antenne del puntamento. Saliamo. Oh! Che cazzo? È? L'antenna è stata attaccata dalle gargolle. Oddio! Oh, eccola! Porco due! Fuoco! Le gargolle sono di merda! Fuoco sull'antenna! Fuoco! Fa culo! Fanno schifo! Madonna che brutte! Sì. Cercano di mangiare i fili, tutti a stecca! Madonna, sono tipo quelle di Star Wars, te li ricordi? L'antenna è lì, libera? No, è cazzo, guarda in terra! Wow! Sto morendo. Ok, l'antenna siamo riusciti a difenderla. Sì, siamo pieni? Stimolanti. Non riesco. Non trovo stimolanti, non trovo un cazzo. Li raggiungo. Adesso dobbiamo difenderci. Siamo uniti. Non ho vita. Vai, vai. Siamo vicini. Non c'ho più granate, pistola Requiem finale. Sto morendo. Ma lo zuanto, porca puttana, l'ho ucciso. No! Oddio! Spara dallo zuanto! No, c'è da fare dei execute su di lui, sono morto. L'ho fatto. Torna, fratello! Facciamo il giro! Dobbiamo trovare la cassa di munizioni! Dove cazzo stava? Dove sono io? Eccola, mamma mia! Oh! Madonna, è possibile! È un pezzo incredibile! Mamma mia! Darli tutti! Dove? Manca lo zoantropo! Siamo tornati? Armatura al massimo? Dov'è?
Dove cazzo sta sto zoantropo di merda? Sta là sopra, eccolo! Aspetta. Muri preso la carabina. Ci sono anche un paio di warrior, eh. Eccolo! Andiamo all'esecuzione, subito! Morto. Coprite al... Mori! Mori! Ecco delle... Sa che non dovrebbe so. Essere finito. C'è un warrior. Mamma mia. Oddio. Mamma mia, non è morto possibile. Perché lo zoantropo è morto. Oh! No! No! Ma che è, oh? Chi è che t'ha ucciso? Ah, quello sì. Là, un warrior. Devi morire. Vai. Finiamola. Mamma mia, raga. Dio, basta, oh. Quanti ce ne sono? Cannoni sono pronti. Usa il terminale, mamma mia. Avvio, vai, 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 vai. Madonna, era impossibile. Ma sto pezzo. Me la voglio vedere sto filmato, me la voglio vedere. Difficilissimo. Oh! Beh, tocca perché. Guarda che roba. Bersagli acquisiti, godiamoci la vista di quelle file navi in fiamme. Esattamente alla loro alleare. La Katan. Madonna, esplodi. Chi è? Esplodete, merda, esplodete. Oh. Cannoni binati in culo. Vabbè. Beh, vabbè, de sangue poi, capito? Eh sì, perché è organico, no? Sì, una nave. Mamma mia. Difficilissimo. Questa missione è tosta, raga. Sì. Porco zio. Tosta una cifra. Bene. Raga. Questo è stato... un primo episodio pregno di goduria, pregno di sangue, pregno di tutto, veramente bellissimo, posso dirlo? Posso dirlo, possiamo dirlo? Veramente figo, cooperativa incredibile, proprio è il genere di gioco che si presta di più di tutti a questa sì, cooperativa. Sì, sì, assolutamente. Comunque, noi vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore per aver seguito questo primo episodio di questa serie, questo pilot di questa serie. E spero che seguiate tutta la serie, quindi per questo ci vuole un bel sostegno con i grossi e grassi mi piace. Commentate qui sotto, ovviamente, se state giocando il titolo, se l'avete già finito, se l'avete giocato, se state giocando il multiplayer, se non l'avete giocato, se non l'avete comprato. Insomma, fate come cazzo vi pare, perché qua siamo per voi, con voi. E ovviamente con il buon Freyer e il buon Pietro si continuerà Warhammer 40.000. Quindi alla prossima, ragazzi.